in occasione della realizzazione del videoclip del singolo La Moda di Garbo. Ladies and gentlemen, Renato Garbo. Ciao Andy, ciao. Ma Garbo, cos'è la moda per te? Giusto per farla spontanea. Aspetta che leggo sul. Cos'è la moda per Garbo? Da specificare. Dunque, per me dovrebbe essere un obiettivo che gli artisti si pongono primariamente, no? Mi spiego meglio. Io lavoro attraverso dei modi, credo del tutto personali, per comporre, scrivere. E se dovessi riuscire, quando riesco, ho la percezione che riesco ad arrivare al pubblico, al mio pubblico, comunque un pubblico ipotetico, è possibile che se ho successo rispetto alle mie intenzioni, Nell'arrivare. nell'arrivare, questo può determinare dei mondi da seguire che poi diventano mode. Io sono molto legato ai modi per concepire. Sì, La beh, moda è il il tuo risultato. percorso creativo tramite modi ne fai una moda. Sì, potrebbe rappresentare un momento di moda. Mi puoi dire qualcosa invece riguardo a come potevano far fare i video un tempo? Cioè io mi ricordo dei capolavori. I video ai tempi erano dei film. Cioè, se ricordo Dancing with Tears in My Eyes degli Ultravox, piuttosto che proprio Certo. dei veri e propri film, cioè dove la possibilità comunque quasi di applicare il cinema ai videoclip. Parlo di un po' di tempo fa. Beh, intanto era un momento storico diverso, per cui c'era molta più ricerca anche in questo, proprio l'esigenza di. E Ricerca o denaro per farlo? anche denaro per farlo, si stava molto bene. Tieni conto che il video mio del fiume era l'86, costò mi pare 40 milioni di lire, che era. Nell'86. Nell'86 era enorme. C'era molta Però più. la creatività, ad esempio, in queste fiamme che si creano dietro a ogni passo, comunque c'era uno sforzo Sì, creativo. Oggi magari certo. certe cose sembrano datate, come vedere 9 settimane e mezzo. Chiaro. Vedi datato, però quel tipo di codice di ripresa, secondo me, degli anni 80, Sì, quelli sì. lì, comunque supportati da un sistema che aveva voglia di lanciare personaggi. Sì, quindi come dicevi tu prima, innanzitutto un impegno anche economico notevole e forse poi, sai, quello che oggi c'è di buono rispetto al videoclip è che la rete ti mette nella condizione di farlo Poterlo circolare molto. diffondere. Allora doveva approdare la Io dovevo aspettare televisione. DJ Televisio per vedere il video del Esatto. fiume, ad esempio. Approdare in televisione, quindi era più impegnativo il tutto. Renato, per me è un grandissimo piacere poter collaborare con te, ma in genere invece la tua scelta degli special guest o comunque degli ospiti delle tue produzioni, come li scegli? Come succede la connessione con altri personaggi? Per due motivi, fondamentalmente. Uno è il rapporto di amicizia e di conoscenza diretta, del piacere proprio di condividere una cosa con persone con cui hai un rapporto di. Nel caso di questo progetto discografico, con chi hai collaborato? Cioè, chi è stato un po' il complice? Beh, innanzitutto su tutti i Urbani, che ormai è diventato mio nipote, c'è cioè un affetto quasi. Quasi familiare, ci conosciamo ormai da 10 anni, piano piano abbiamo collaborato prima a piccoli passi e adesso è coproduttore, addirittura è coautore dell'album, oltre che essere tra le altre cose anche socio mio della Scuderia Discipline, Quindi il sogno quindi di sempre da un lato, certo. cioè il discografico, la creatività, stiamo insieme in studio e poi lo diffondiamo. Certo, io credo, non Bello. credo nemmeno alla parola indie, che non me ne frega niente Ma no. di citare. Ma nella privatizzazione proprio della musica. Io credo che l'artista debba essere proprietario della propria editoria, della propria gestione totale della cosa. E comunque stavo dicendo, Mi trovi non d'accordo, ma di più. prima cosa l'amicizia, la collaborazione, e poi mi auguro anche stima reciproca, professionale e piacere. Nello scambio, io ho Certo. imparato molto negli ultimi anni lavorando e conoscendo voi, quindi le energie più nuove rispetto al fatto che sono un po' più datato. E soprattutto uno di quelli che non ha bisogno di fare la macchietta di se stesso, continua un percorso artistico. Questo è il mio punto di vista nei confronti di Renato. Grazie, Andy. Renato, com'è nato il coinvolgimento di Massimo Iosa Ghini? Guarda, Un personaggio sì, lui è un architetto
di fama internazionale ed è un designer. Arriva addirittura dai tempi, quindi in gioventù disegnava per Frigidaire, queste. Poi architettura. Nato dall'underground. Quindi. Certo. E ama un certo tipo di musica. Mi telefonò un giorno, voleva conoscermi, lui è bolognese. Ci siamo detti di incontrarci perché lui ama un po', forse come me, questo desiderio di multimedialità. Un'ultima domanda, Renato. Se potessi scegliere un regista con il quale lavorare, chi potrebbe essere il personaggio designato? A parte Roby Monti, che abbiamo qui di fronte a noi. Roberto Monti, santo subito, io direi. Che grazie per il video. In modo che anche la statua potrebbe venire ben sagomata. Esatto. E guarda, in un'ipotesi così da sogno, di fantasia, cioè a partire dal più infimo per arrivare, che ne so, a Kurosawa, che è l'anima sua. Ma così, adesso a freddo mi viene in mente, chissà cosa farebbe David Lynch. Di un mio videoclip, chissà. David Lynch, e quale traccia vorresti fare interpretare da David Lynch? Non lo so, quella che sceglie lui. È chiaro. Ma io... tu gli dai tutti i dischi, tipo adesso te li ascolti tutti. Sì, e magari poi scegli. Certo, farei così. Che ne pensi? Sarebbe surreale. Tanto è vero che lo è. Ciao Roby, l'ultima domanda. Ciao, grazie. Soddisfatto il video? Tantissimo. Questo video proprio manifesta un passaggio importante, un oggetto di culto che viene proprio donato. In detenzione cautelare, lo tieni, comportalo bene, trattalo bene e niente. Lo tratterò meglio che posso, meglio degli altri miei abiti. Ma è una staffetta, è un passaggio di così, testimone. Ma non, così ideale. C'è un gadget. Un bellissimo gesto, una bellissima citazione. Grazie a te. E grazie a te. Ciao. Ciao. Vado a dormire. Chi no? No, vado a mettere giù il cappotto. Ok.